Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Overwatch 2 con una partita competitiva nel ruolo dei support. E oggi cosa vogliamo giocare? Mercio o Brigitta? Mercio ce l'hanno presa, allora Brigitta o Ana? Brigitta o Ana, Ana o Brigitta? Brigitta o Ana, Brigitta. Proviamo un po' meglio questo rework che le hanno fatto e quasi quasi questa stagione. Sì, però che composizione da schifo, dai, ma Doomfist? Ma davvero? Grazie. Grazie mille, posso giocare intorno a Zarya, perfetto. Intorno a Doomfist mi tornava un po' difficile, ma intorno a Zarya posso gestirlo. Stavo dicendo, dato che in questo momento Brigitta sembra essere un pelino più facile di prima, perché ha questo scudone grossissimo e può stannare, diciamo, durante la ultra, quindi è un pochino più facile, direi di approfittarne per imparare ad usarla, perché no? La scorsa stagione è stato il momento di Reinhardt, ho imparato un pochino meglio a gestirlo, ora se mi chiedono di usarlo non dico semplicemente no, ma ci provo, perché comunque mi sento un po' più sicura, diciamo così. In questa stagione potremmo concentrarci un pochino su Brig e vedere se riusciamo ad imparare un po' anche lei. La gente non mi chiederà mai di giocare Brigitta, lo so, ma vorrei impararla io, perché mi piace a me. Ora, questa Zarya vorrebbe delle cure. Sei fortunata che c'è una Mercy, guarda, perché io ti lasciavo crepare. Dopo che ti sei sparata per mezz'ora sui piedi, col cavolo che io ti curo. Ecco, avrei curato quel Bastion che è stato bruciato da non si sa bene cosa, non si sa... No, Mercy, ma tu sei pazza. C'è una Widowmaker palesemente, io non la farei questa follia. Mannaggia, mannaggia. Aspetta, Bastion, arrivo! Attenzione. Sì, c'è una Widowmaker là. Buono così. Andiamo, Bastion. Mercy, tieni quelli là, io tengo te. Vai, 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 vai. Carica, Bastion. Vai col torrettone. Spara la fara però, ti prego. Ah ok, allora la prendo io. Wow, l'ho presa davvero. È stato tutto culo ragazzi, ammetto. Vorrei dire che era tutto calcolato e che era bravura, ma è stata tutta fortuna. Stiamo già conquistando il punto, ma è incredibile. Siamo stati bravissimi. Ciao May. Salutare indietro, buona educazione. Attenzione tutti, sto sentendo dei tacchetti. Wow, non me li aspettavo che saltavano giù dal cielo i tacchetti, perché camminavano fino a un secondo fa. Quanto dura, signorina, mi scusi, quanta vita deve mai avere questa Widowmakers? Wow, ok, saremo morti, non ci provo neanche a salvarmi, guarda, mi è arrivato un anti-nade sul naso e me la devo tenere, inutile. Tanto abbiamo conquistato in fretta, stiamo andando piuttosto bene, possiamo permetterci di aver fatto una stupidaggine, però ora basta, ora devo stare attenta, non devo spingere troppo. Devo girare intorno a Zarya per fare un bel lavoro, così se vedo che ci sono troppi problemi tiro sul mio scudo e mi metto dietro a Zarya, così riprende lei i danni. Questo è quello che farò. Non so se è giusto, non so se è sbagliato, ma questo è quello che farò. Prima però dobbiamo tenerla su Zarya. L'ha uccisa? Ok. La fara qui, aia, la fara qui, dicevo, dobbiamo stare attenti, vedere se ci darà troppe noie. Non sembra al momento, ma potrebbe essere un fastidio per noi. Al momento però devo ammettere più fastidiosa quest'Ana che mi punzecchia dalla distanza. Ma basterà tirare sul nostro scudo e stare dietro al payload. Però mi fa piacere vedere che non stanno neanche provando a fermarci. Ormai noi abbiamo la ultra, abbiamo anche il secondo punto e loro sono là in fondo che aspettano. A me va bene, cioè voglio dire, se va bene a loro. Siamo rally, buono così, teniamoci fuori dalla linea visiva di Widowmaker e stiamo attenti anche alla Shatter. Che potrebbe, mannaggia. L'ho tirato giù un secondo per curare Zarya, porca miseria, subito. Vabbè, vediamo se riusciamo a tenerlo. Dai, 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 picchia Zarya, picchia. Picchia, picchia, morirò. Vogliamo analizzare un secondo la poesia degli istanti che abbiamo appena vissuto? Da un lato c'era una Zarya, full vita, con una bolla a disposizione. E poi c'ero io, che le stavo prendendo male da Reinhardt. E avrebbe potuto salvarmi con quella bolla, ma ha detto, nah, che muoia. Va bene. Vorresti delle cure, May? Purtroppo ho fatto affidamento sul tank. L'errore più grosso della mia vita. Tieni. E anche se non te le meriti, tieni pure tu. Mannaggia, mannaggia. Attenzione. Picchialo, picchialo. Vendetta vera. No. Oddio, è morta May. Ma quindi li schiaccia contro di me. Pensavo di interromperlo, non di schiacciarli. Oddio, scusa. Sarebbe morta lo stesso perché c'era il muro dietro di me. Però pensavo di interromperlo io. Quindi non funziona così. Brigitta May, in aiuto. Non posso interromperlo col dash, Reinhardt. Cioè, se lo faccio muore chi è stato caricato? Non lo sapevo. Forse da quando le hanno tolto lo stun. Forse è per quello. Non lo interrompo più, divento un muro, come Orisa. Orisa so che schiaccia. Diventi dorato e diventi un muro. Schiacci, punto. Ma Brigitta ero piuttosto sicura, tranquilla proprio, che avrei interrotto. Invece ho fatto splat.
Mi dispiace tantissimo, però dai, Mercy l'ha riportata, abbiamo vinto. Non è che mi odierà per il resto dei suoi giorni, vero? È stato un incidente, chiedo perdono. È successo. Comunque, ora siamo in difesa e sarà interessante capire come gestire la difesa, perché finché gioco la modalità push intorno al robottone mi muovo col robottone e quindi non ho il problema del posizionamento, giro intorno al robot che va avanti. Qui dovrò aspettare che vengano loro da me. Dovrò stare attenta, dovrò avere pazienza, cosa che io ne ho a palate proprio, e aspettare che arrivino loro. Dove ci piazziamo? Ci piazziamo sopra? Sì, potremmo tenere la porta sopra. La porta là e teniamo un occhio dietro per vedere se ci aggirano. Ok, andremo lassù. Vado a fare una cosa importantissima e poi torno indietro. Ok, torno, con calma. Era di vitale importanza per far vedere che Papino Torbi ci sfrutta male. Ci sono, sì. Come no? Sì, perché no? Vabbè, io vado su da sinistra, Salute! Secondo me se volevi fare il muro sei un po' in ritardo. Oh, Simmetra, vieni! Aspetta! Spingo via io, aspetta! Ok. Mannaggia, mi hanno spinto giù. E niente. Vabbè. Vediamo un po', finché ci tiene Mercy, ci proviamo, ragazzi. Non credo che riuscirò ad uccidere una diva, ma ci provo. Sto schivando tutti i razzetti con arte ed eleganza. Grazie, Mercio. Buono così. Cura May. Lì c'è un ripero. Teleporto. Via. Buono così. Attenta, Symmetra. Non l'ho presa, no, mannaggia. Cioè, ho preso una fara che è grossa un pixel e non ho preso 28 tonnellate di robottone di diva. Va bene, brava me. Ehi, Sojourn. Pecchia. C'è anche uno zeniatto. May, porca miseria. Vabbè che May ha le protezioni sue. Dovrebbe essere a posto, May, autosufficiente. Attenzione, sono qui. Qualcuno viene. Ah, ma aveva mezzo HP. E allora? Se aveva mezzo HP. Perché non ha preso la cura questo? È un pazzo. Farò uccidere? Probabilmente sì. Vuol dire che torniamo indietro. No, Symmetra, torna. Torna, Symmetra. Io non ci vengo a morire. Vai, Mercio. Io me ne vado. Io non ci vado là dietro a morire. Mi spiace. Ragazzi, avete inseguito un Reaper. Cosa pensavate sarebbe successo? È pur sempre un Reaper. Tenerlo a distanza è la direttiva numero uno. Mi spiace tantissimo. Io non ci posso venire a fare nulla. Non possiamo restare e fare niente. Mi spiace. Attenzione. Grazie. Corro a lei. Subito che mi si è rotto lo scudo. Mi viene ridato. Sì, buono così. Quindi attivarlo me lo ricarica subito. Ottima notizia. Carica. Vai. Permesso. Lo tengo. Cacchio, non l'ho preso. No, mannaggia. Prego, payload, ok. Non ero sicura al 100%, ho rischiato tantissimo. Ma non volevo perdere tutto lo scudo. E quindi ho sperato che quel coso mi proteggesse. C'è ancora una Sojourn, credo, qua dietro. Non so se sopra o sotto. Sì, May, arrivano. Boh, c'è una Sojourn in giro, non so dove. Mannaggia, è sparito il teleporter. E ora siamo giù, da soli. Aiuto, camminano. Dove, non lo so. Ah, ok, l'ha beccata May. Brava, May. Vieni qui, Orisa. Vieni. Cacchio, non l'ho presa. Ma se magari esce dallo sgabuzzo, Orisa. Ecco qua. Vieni. Ti prendo. Attenzione a questo che... figurati. Bravissima, mamma mia, che reazione. Complimenti. Io ci ho provato a buttarlo giù, ma ho fallito miseramente. Symmetra fortunatamente ci ha salvato a tutti. Brava lei. Mamma mia, dei piccoli cari armatini. Guarda che bello. Sono loro dei pazzi comunque ad entrare con Orisa e Brigitte in un corridoio. Cioè, sono letteralmente dei pazzi. E anche Symmetra in realtà non è consigliata come cosa. Però va bene, infatti ci abbiamo il torrente, ma che roba. Questo è l'ultimo posto dove passare con questa composizione qua. Attenta. Molto attenta. Ok. È andata bene perché Mercy stava restando in un punto molto del cacchio. Dove l'ha messo? Ah, ok. Pensavo mi portasse su invece. L'ha solo messo lì. Buono così. Questa è andata. Attenzione. Piano risano. Cacchio, di nuovo. Scudo! Rally! Ok,
Non ero sicura sarebbe morta e visto che non c'era neanche Mercy volevo avere il mio scudo indietro. L'ho attivato un po' per paura questo rally, ma va bene così. Buono così. Vieni qui Lucky Rico. Lucky Rico, dove vai? Niente, è andata per sempre. È Widowmaker. Niente, è finita. Volevo uccidere ancora uno, che palline. Va bene, dai. Siamo vittoria. Bravi noi. Bravi tutti. Oh ragazzi, non siamo andati male per niente. Pure POTG. Buono così. Ok, un po' discutibile, ma è sempre una POTG. Il video di oggi termina qui e per quanto io continui a sostenere che questo reworkino sia più utile a chi gioca Brigitte in prima persona piuttosto che alla squadra, perché alla fine sì, hai uno scudo un po' più grosso, ma serve in due occasioni forse per proteggere la squadra. Forse se avessi tirato la ultra e fossi stata sicura di avere qualcuno dietro, magari avrei potuto salvarvi dalla bomba di diva, quello sì, però credo sia l'unica che posso counterare con la mia, perché per il resto Brigitte serve più per guidare una carica, guidare l'attacco verso la squadra nemica, dando un po' di scudi, un po' di rigenerazione, un po' di difese, ma non serve a salvarti dalle situazioni estreme come può essere la ultra di Lucio o di Zenyatta, che effettivamente possono essere usate per negare grandi quantità di danno in arrivo. Questa serve più per caricare, dare un supporto durante gli scontri e avere quel vantaggio in più delle cure e magari di questo scudo che ti può parare qualche colpo, ma ripeto, è qualche colpo. Il che ci sta perché Brigitte è un support e non un tank, però ripeto, io avrei dato qualcosa che avesse aiutato di più a curare, a mantenere la squadra, piuttosto che rendere Brigitte di nuovo fortissima, perché se riesco a farla funzionare io così, che di solito non riesco a giocare con Brigitte, vuol dire che è forte. E quindi temo che il nerf sia dietro l'angolo. Approfittatene adesso finché potete, perché Brigitte secondo me è in un'ottima posizione al momento, è molto divertente, ma ho paura per il futuro. Comunque il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.